Alano Torna Italiana è stato il titolo della tre giorni che il comune di Alano di Piave, il gruppo Alpini Val d'Eroa, l'associazione nazionale Cravatte Rosse del Primo San Giusto di Trieste, la sezione del Fante di Alano e Quero Vas, l'associazione Amici del Museo della Grande Guerra di Campo e la Banda di Sette Ville hanno organizzato nel fine settimana appena terminato a conclusione delle celebrazioni riguardante il centenario dalla Prima Guerra Mondiale. I programmi sono stati forzatamente limitati dal maltempo, per cui alcuni eventi sono stati ridimensionati. Si è iniziato venerdì con la posa di una targa, dono di una famiglia alanese, alla scuola primaria Edmondo De Amicis di Alano. Sabato i ragazzi delle terze medie dello scorso anno scolastico di Alano e Quero hanno presentato l'app Le Voci della Guerra al Museo di Campo, mentre nella chiesa parrocchiale è stata proposta una serata animata dai ragazzi delle quarte e quinte della primaria di Alano e dal coro di Stramare. Infine, ieri, dopo la deposizione di una corona al monumento ai caduti adiacente alla chiesa parrocchiale, Don Francesco VII ha celebrato la Santa Messa, al termine della quale è stata scoperta una lapide, donata ad Alano dall'associazione Cravatte Rosse, che riporta il seguente testo: a perpetua memoria delle cravatte rosse della Brigata Re, cadute per la liberazione di Alano, e che, appena il tempo si sarà rimesso, verrà collocata nell'area che ospita il monumento dedicato al sottotenente di fanteria medaglia d'oro al valor militare Ugo Bartolomei. E proprio a Bartolomei Don Francesco ha dedicato una breve parte dell'omelia. In un periodo di conquista e di oppressioni da parte degli austro-ungarici, ha spiegato il parroco, il sottotenente si è chiesto cosa potesse fare in quella realtà per ottenere la liberazione e ha fatto la cosa più semplice che un uomo e una donna possano fare: ha dato tutto se stesso. Fare memoria e fare testimonianza, soprattutto della parte migliore del nostro passato, ha rimarcato nel suo intervento il sindaco Amalia Serenella Bugana, devono essere il nostro compito e la nostra missione. In una società che non sempre rispecchia i valori e gli ideali di chi ha abbracciato un'arma per difendere la sua patria, queste sono le occasioni per riuscire a trasmetterli, anche perché pare che la guerra non ci abbia insegnato molto. Infatti, anche al giorno d'oggi, ci sono situazioni paragonabili a quelle vissute 100 anni fa. Hanno poi preso la parola il presidente dell'associazione Cravatte Rosse, Mauro Pierazzi, e, in rappresentanza del comune di Trieste, il consigliere comunale Vincenzo Ressigno, che ha ricordato che per Trieste, ultima città a tornare alla madre terra nel 1954, il Novecento è stato un secolo burrascoso e per questo è fondamentale ricordare sempre il passato per avere un futuro migliore. Dopo uno scambio di doni, i presenti, vista la momentanea assenza di pioggia, si sono recati di fronte al monumento dedicato a Ugo Bartolomei, dove è stata deposta una corona.